Non ce l'ha. Se no. In principio non c'era niente, se non Sussi Stanaco, la donna ragno, la donna pensante, la donna pensiero. Nessun'altra creatura vivente, né uccello, né fiera, né pesce, esisteva ancora. Nell'oscura luce viola che splendeva all'alba dell'essere. Nell'oscura luce viola che splendeva l'alba dell'essere, la donna ragno tirò un filo da est a ovest e da nord a sud. Sedette sui fili che aveva appena filato attraverso l'universo e cantò con una voce incredibilmente profonda e dolce. E come cantava, nacquero due figlie, Utset e Nau Utset. Seguendo le indicazioni che dava loro la donna ragno, le due sorelle crearono il sole, impastando conchiglie bianche, rocce rosse del turchese e conchiglie madreperlace. Quando fu pronto, lo rotolarono su per la montagna più alta e da lì lo lanciarono in cielo perché potesse dare la luce. Quando videro che di notte era ancora buio, allora formarono la luna, mescolando insieme pezzi di scura roccia nera, gialla, rossa e del turchese. Ma le cose non erano ancora del tutto a posto, perché quando la luna viaggiava lontano, vi erano molte notti in cui ancora non si riusciva a vedere. Fu per questo che con l'aiuto della donna ragno, Utset e Nau Utset, crearono il popolo delle stelle e diedero loro, come occhi, luci di cristalli scintillanti, così che non ci sarebbe più stata l'oscurità completa. Quando le luci del giorno furono a posto, la donna ragno prese della creta rossa, gialla, bianca e nera. Dell'argilla rossa, gialla, nera, e con essa creò le donne e gli uomini. In ciascuno di loro pose un filo di saggezza creativa che filò dalla sua essenza di ragno. E così ciascuno
fu attaccato a lei con un filo della sua ragnatela. È per questa ragione che ognuno di noi è legato alla donna ragno da un sottile filo di ragnatela posto all'apertura della sommità del capo. Sa, lascia che questa apertura si richiuda, ma solo quando la teniamo aperta possiamo lasciare uscire il nostro canto e restare attaccati alla saggezza della donna ragno.